Fin dai tempi più antichi, il filo d'oro è il simbolo di un sapere che nasce dall'esperienza personale e che è libero dai condizionamenti istituzionali. È un filo perché rappresenta la continuità di un'esperienza sempre antica e sempre nuova. Ed è esile perché in ogni generazione questa consapevolezza viene mantenuta da una minoranza di individui. Questo filo è d'oro perché è immortale. Rimane sempre, anche nei periodi più caotici e oscuri, a volte più apparente, a volte più nascosto. Buonasera. Raymond Panikkar è un uomo difficile da definire. Filosofo, sacerdote, esploratore delle realtà religiose, osservatore della crisi contemporanea, protagonista del dialogo interreligioso. La sua visione unisce Oriente e Occidente, secolarità e sacralità, contemporaneità e tradizione, contemplazione e azione, vita interiore e impegno sociale. Anche se molto conosciuto nel mondo accademico, Raymond Panikkar rimane sconosciuto alla maggioranza delle persone. Dopo il suo ritiro dalla vita pubblica, Panikkar ha deciso di vivere sempre più appartato, per cui è stato un onore, oltre che un piacere, poter trascorrere con lui alcuni giorni in India e in Spagna. E siamo felici di condividere con il pubblico la testimonianza di questo protagonista nascosto della cultura del nostro tempo. Incontriamo Raymond Panikkar al suo arrivo a Benares, insieme agli amici venuti ad accoglierlo all'aeroporto. Sono anni che vorremmo intervistarlo, ma i suoi molteplici impegni e la sua diffidenza verso il mezzo televisivo hanno imposto tempi lunghi e un insieme di circostanze favorevoli che ora sembrano concretizzarsi. Tornare a Benares per Panikkar è un po' come tornare a casa. Ha vissuto 15 anni in questa città, a stretto contatto con l'induismo e il buddismo. Di padre indiano e madre spagnola, Panikkar è sempre vissuto a cavallo tra Occidente e Oriente, ma ora ha 82 anni compiuti e stanco di viaggiare e vuole salutare un'ultima volta gli amici indiani. Ramon ci sta tanto a cuore perché ha intuito con grande anticipo l'incontro-scontro attualmente in atto fra Occidente e Oriente. I suoi libri e gli articoli pubblicati in tante lingue aprono squarci illuminanti sull'interconnessione tra divino, umano e cosmico. Sono stato educato nel cristianesimo più, non dico più puro, più tradizionale, più convenzionale, più rigido, più del mio tempo e di quella parte del mondo dove il cristianesimo è stato precisamente più solido, rigido, bello, cattivo, fondamentale, non lo so, ma sono stato educato in questa prima introduzione, sempre con la presenza discreta, sull'ombra, la penombra o non so, di mio padre, e la non soltanto tolleranza, l'apertura di mia madre, che già a principio di secolo diceva che era contro i diritti umani, per esempio, che le donne non potessero essere ordinate preti. Già allora, da sempre, e poi sono stato sempre, già quando studiavo la laurea anche, cosa voglio fare e che cosa devo fare, fino a che, costandomi veramente molto, ho pensato, non è affare mio di decidere. Ogni decisione è una scissione, è un taglio. Non voglio tagliare niente, mi voglio mantenere
alla disposizione, ever ready. Mi sono lasciato portare un po' come il vento, come una foglia, o lo spirito, è un... chiamalo il vento, si può interpretare come uno voglia. Penso che, al rovescio di Nietzsche, no? La volontà, lasciati guidare, e per parlare in termini più comprensibili, non mettere ostacoli allo spirito o al vento. E allora, quanto meno peso uno ha, più viaggia. Ti lasci portare, anche se cadi, non ti fai male. Che si cade, è una foglia, non capita niente. Io sono stato re del carnevale della Renania, del carnevale di Renania, studente in Germania, e tante belle cose. Ma sempre avevo questa cosa di mantenerti alla disposizione, in quel tempo si diceva, e ancora si possa dire adesso, mi pare, di una vocazione, una chiamata. Allora, se ti chiamano, io facevo silenzio, spiegavo e non sentivo nessuna chiamata, eccetto questa di stare disposto alla chiamata, nessun'altra. Poi, per ragioni completamente esterne, ho trovato alcuni amici dell'Opus, che poi l'Opus Dei allora non aveva nemmeno nome, e che mi hanno presentato questo ideale di perfezione, utilizzando quelle parole antiche ancora, nel mondo, e mi è sembrato che era fantastico. E così è cominciato un cammino un po' più concreto. Purnamadah Purnamidam Purnat Purnamudachyate Purnasya Purnamadaya Purnameva Vashishyate Om Shanti Shanti, Shanti. When Jesus saw the crowds, he went up the mountain, and after he sat down, his disciples came to him. Il dialogo è costitutivo dell'essere umano, l'uomo deve parlare, e se l'uomo non parla non è uomo, e questo ha grandi ripercussioni anche religiose, perché la solitudine va bene, l'isolamento è la morte, il dialogo è dialogo e non monologo. Se io vado soltanto là a predicare, allora non è dialogo. Se io so esattamente tutto quello che voglio e dove devo andare, non è dialogo. Perché se io nel dialogo penso che le tue idee ti portano all'inferno, ti portano a non realizzarti, questo è l'inferno, ti portano a non arrivare a essere, allora evidentemente anche il dialogo può essere profondo. Gli altri formano parte di noi. La grande eresia moderna, di cui dai antichi, vengono dagli antichi, i moderni sono così fieri, è l'individualismo. L'uomo è persona, non individuo. Io sono io quando c'è un tu, e io scopro un tu quando amo, altrimenti non c'è un tu, c'è un altro in un altro senso. Quindi il dialogo non è un lusso per l'uomo, è essenziale. Il dialogo religioso è il dialogo dell'uomo in profondità. Purtroppo le religioni organizzate, eccetera, eccetera, hanno voluto prendere il monopolio della religione, e sembra che il dialogo religioso sia un dialogo su credenze. Non è il dialogo umano. Il dialogo umano in profondità, quando non c'è il balbettare di cose intrascendenti. Quando io mi rendo conto che ho bisogno di te per conoscermi,
il nostro dialogo è a vicenda, è un arricchimento mutuo. E questo è il dialogo religioso, cercare l'aiuto, non l'aiuto, la collaborazione, preferirei dire la cooperazione, ma queste sono spignolette, spignole filologiche, non lavoro ma opera o cooperazione dell'altro, per realizzarci a vicenda. Il dialogo religioso non è una specializzazione. Il dialogo umano, quando veramente è umano e non soltanto, direi, non voglio dire animale, perché animali sono grandi esseri, ma utilitaristico, materialistico. Oh, un bel battello. Sì, guarda, il Maganga. È stata un po' una decisione mia di venire in un posto dove l'induismo era induismo e il cristianesimo nemmeno si conosceva. Veramente io stavo all'università, col tempo si andava in tonaca bianca e nessuno studente sapeva che cosa vuol dire quella tonaca bianca. E allora mi sono tuffato nella tradizione dei miei antenati. Pellegrinaggi, tempi, preghiere, pratiche, tutto vivendo così, mai pensando che io facevo un tradimento a una religione che si chiama cattolica, cioè universale, mai rinunciando esplicitamente alla mia identità cristiana e cattolica. E ho detto anche dal punto di vista teorico, se tu non dai scandalo e non abiuri della tua... le tue credenze, si può fare quello che va. Questo accompagnato di studio, lettura, meditazione, prassi, all'inizio soprattutto la tradizione vedantica. E tanti anni ho passato io qui. Arriva la Tulsi Ghat, poi c'era Andamai Ghat. L'induismo non ha nome, sono gli altri che ti danno un nome. Sono sampradaya, sono tradizioni. Applichiamo un'etichetta, come per noi religione, vuol dire religione monoteista, chiaramente definite, con frontiere, o questo Islam, questo giudaismo, è chiaro, fantastico, la grandezza, ma forse anche la debolezza. E allora applichiamo anche l'induismo e tutto questo insieme. E non si può ridurre a una unità. Un materialista, un idealista, un ateo, un... può essere indù. Quindi io dico, l'induismo, e l'ho scritto anche tanti anni fa, non ha essenza. Cosa è? Ha un'esistenza. E l'esistenza, che poi parlando è il mio karma, il mio dharma, vabbè, se non arriva a questo, le cose si semplificano molto di più. Anche che vuol dire religione? Beh, io gioco con le parole, religione è quello che si religa. Primo, a noi stessi. Se il mio corpo va per una parte e la mia anima va per un'altra e sono spirituale, materiale, corpo e materia o cartesiano, non ho religione, perché non sono vincolato, non sono religato. Poi chi mi religa, che mi relaziona con gli altri. Una religione assolutamente... non di comunista, ma isolata, non sarebbe religione. Poi che mi religa a tutta la terra, alle piante, agli animali, alle cose, alle stelle. Mi religa, mi fa sentir parte di questa avventura cosmica e che mi relega ancora a questo che si può chiamare il divino, l'infinito, lo sconosciuto, l'ineffabile, Dio, o comunque si voglia chiamare. Questo per me è religione. E quando io, parlando in inglese e commentando o criticando un grande teologo, Tillich, protestante, quando lui parla e dice e define la religione, mi pare che è una bella definizione anche, the ultimate concern, per me dico... bello, purché questo sia il primo passo. Il secondo è ultimate unconcern.
assolutamente libero. Quindi tira lì e poi tutto questo non sono più catene. È una cosa che ti fa, che ti sostiene, ma che poi ti lascia assolutamente libero. Allora, e tutte le religioni, penso, che essendo progetti, soltanto progetti, di salvezza, realizzazione, benessere, pace, verità, qualsiasi nome potrebbe servire, sono questo, sono progetti di questa salvezza. Abbastanza bene a Nandamai. Una volta ho vissuto un'esperienza con lei, veramente come il Vangelo. Un amico mio, un scrittore irlandese, che io conoscevo, è venuto a vedermi e naturalmente voleva vedere Nandamai, sono andato a presentarli e mi ha chiesto le solite domande. E io cercavo di spiegare, Nandamai non parlava inglese, di spiegargli quello che lui voleva e finalmente dice, beh, e per fare questo che devo fare? E Nandamai con una semplicità, resta qui e segue me. E allora lui rimase, beh, ma ho già il biglietto, dice, straccialo, niente speciale, rimane qui. Tanto in crisi, evidentemente, il biglietto, stracciare, tornare. Quindi la domanda del turista che non sta disposto a giocarsi la vita, quanto fa questa domanda? La responsabile della domanda. E tu domandi cosa posso fare per avere vita eterna, che era tradotto quello che lui domandava, allora lascia tutto, segue me. E non c'è altro da fare, ma ho il biglietto, beh, c'è il biglietto, lascia perdere. E questo atteggiamento ci manca tante volte, ma fare le cose con condizioni. E forse il gancio spiega che non ci sono condizioni. Sì. Fede e questa apertura esistenziale a, punto, si dico a cosa, allora io reifico, oggettifico, e allora ogni uomo ha fede, e se fede è quello che ti, l'atto di fede è quello che ti salva, cioè quello che ti fa superare la semplice animalità o razionalità, la fede salva, l'atto di fede è quello che salva. Quando Cristo nel Vangelo dice la tua fede ti ha salvato, a quella donnetta, l'altra, non ha detto le tue credenze in particolare, no, la tua fede, punto basta, il tuo atteggiamento esistenziale a qualcosa più grande di te, e che sei aperto, e che ti lasci fecondare e influenzare. Questo è fede, ogni uomo ha fede, fede è una dimensione umana costitutiva dell'uomo. Fede non è credenza, come io allo stesso tempo ho una testa, e il pericolo delle credenze è la testardaggine, come ho una fede, come ho una testa, cerco di formulare, di spiegare, di esprimere questo che è ineffabile, che non si può esprimere. E come sto qui, parlo questa lingua, io in questo tempo lo esprimo, lo parlo, lo dico in un linguaggio determinato. E rendermi conto di queste due parti che io con la ragione sola non posso capire, per utilizzare la parola che ho detto prima. E queste sono le parole, mi pare, semplici,
quello che io intendo, vedo, esprimo, cerco di spiegare con intuizione cosmo-teane. Cosmos, teos, aner o anthropos. Ogni parola che non esce dal silenzio è una parola almeno vana e senz'altro inutile. Ogni parola che non è frutto di questo silenzio dal quale scaturisce ogni parola, questo è il vero silenzio, silenzio è la vera parola. Perciò ogni parola, testa la scrittura cristiana, è un sacramento, altrimenti sarebbe magia. Perciò anche si dice nella scrittura cristiana che saremo resi responsabili di ogni parola, e qui le traduzioni esitano. Inutile, vana, la parola greca, che è l'unica che sappiamo, anergon, che non dà energia, che è anemica. Ogni parola che non causa quello che dice non è parola, è un bla bla bla, e perciò ogni parola senza amore non è parola, è un'arma, è un insulto, è dominio, è potere nel senso negativo. Il lavoro moderno è schiavitù, è alienante. Non è una collaborazione o cooperazione al dinamismo dell'universo. Questo è per me la vera attività dell'uomo. L'uomo non è fatto per lavorare in questo senso negativo, è fatto per co-creare e partecipare attivamente e libremente alla fioritura, alla crescita. Cerco di evitare la parola sviluppo, forse l'ho scoperto, dell'universo. È una cooperazione a tutto il dinamismo della natura, dei dei, di tutto. E l'uomo fa parte della sua vocazione questo. Ma quando c'è questo si fa una specialità, o il lavoro moderno, che fare una cosa perché ti pagano e ti consolano a fine mese, perché puoi pensare dei cavoli tuoi, perché hai fatto una cosa che non ti piace. Questo è contro il diritto umano. E allora il lavoro attuale diventa una schiavitù, con la consolazione che ti danno denaro. Questo non è creatività. Non è, il lavoro dell'artigiano, dell'artista, che gode, che crea, che si sente non forzato a fare una cosa in un determinato senso, ma man mano che la fa, la vive. E allora in questo lavoro la contemplazione è inserita pienamente. La contemplazione non è soltanto far niente. Qui potrei fare anche tutta una nota più accademica. È stato Cicerone a tradurre la teoria greca in contemplazione. E allora la contemplazione vuol dire questa teoria di vedere le cose. No, contemplazione vuol dire costruire te stesso, quel tempio da dove puoi vedere e influenzare al dinamismo di tutto il mondo. La tecnocrazia attuale è la schiavitù dell'uomo moderno. E quando parlo ai politici di tecnocrazia è incompatibile con la democrazia. Io faccio una distinzione fondamentale tra tecnica, che è, per usare una parola un po' cattiva, la manipolazione della materia per il mio conforto, per la nostra comodità, per fare la vita più gradevole e più facile. Non si tratta di ascetismi negativi. Questa è la tecnica, e ogni cultura e ogni popolo ha una tecnica, e tante. La tecnologia è la sostituzione dello spirito che anima l'artista, l'artigiano, la tecnica. La tecne vuol dire arte, ancora in buon greco.
la sostituzione di questo per un logos che si ripete. Ogni popolo, ogni uomo ha tecné, cioè l'arte e la scienza di trasformare l'ambiente esterno, la materia specialmente, per comfort, beneficio, benessere e possibilità di agire in un senso più profondo e di fare cose più complete, più belle e più comode anche. Questa è la tecné. Per essere tecné, che vuol dire arte, quello che muove la tecné è lo spirito. Io devo essere ispirato per fare una cosa che sia bella e che sia buona e che mi serva. La tecnologia è la sostituzione, l'ersatz, dello spirito per il logos. E allora quello che importa è non il Châteauneuf du Pape, che erano all'inizio, penso, 15.000 bottiglie, e che erano tre famiglie, e che e si faceva, e si cantava, e si rideva, e uno si ubriacava forse uno, e poi si viveva e si vendeva. Se non faccio 20 milioni di bottiglie, non funziona. E per fare 20 milioni di bottiglie devo uccidere per il vino, che il vino è vivo, eh? E metterlo in una cosa, eccetera, eccetera. E quanto di più, meglio, il maximum sull'optimum. E la tecnologia utilizza quello che io ho fatto in studi più fenomenologici della macchina del secondo grado, per produrre di più, più velocemente e più redditivamente, che possa avere più profitto. Io ho una storiella che forse è una storiella, un fatto veridico, capitato al Zoccolo, alla piazza di Mexico City, di un amico mio, che questa volta non è un americano ma è uno spagnolo, e che stava per andare a vivere là, affittare un appartamento, e vede sulla piazza uno di questi messicani che stava dipingendo queste bellissime sedie con i colori vivi messicani, e andò da là, e lui parlava in spagnolo, quindi non è problema di linguaggio, e gli chiede quanto costava quella sedia, e gli disse, per semplificare, non ricordo il prezzo, 10 pesos, signor. Vabbè, allora 10 pesi questa sedia. Lui parlava come questa gente primitiva, non batto rapida, li parlava lentamente. Allora, io voglio 6 sedie uguali a questa, e beh, ti offro 50 pesi. E l'altro li guarda così e dice, beh, una sedia sono 10 pesi. Io do 6 sedie, quanto costerebbe? 75, signore. Ascoltami, una, 10. 6, 75. Una, 10, no? Mi ha detto che lo voleva ogni uguale a questa, no? Allora, se mai hai visto 50 pesi insieme, quindi te le offro. Quanto? 75, niente a fare, se ne va, ritorno, eccetera. Finalmente adesso a perdere, perché no? Non si può discutere con questa gente. Per curiosità torna e gli dice, beh, adesso non ti voglio comprare niente, ma spiegami. Tu sai che una 10 sarebbe 60, no? E invece ne vuole 75. Dice, ma scusami signore, lei mi ha detto che le vuole tutte uguali, non è vero? Sì. Allora, chi mi paga per l'aburrimento di hacerlas todas iguales? Chi mi paga per la noia di farle tutte uguali? Abbiamo già il costume di trattare gli uomini come macchine. E quindi una 50-60 massimo, una macchina. E per lui era tecné, era la gioia. E se le voglio uguali, vuol dire che la mia capacità di creazione, di spontaneità è già finita, e devo fare tutto uguale per soddisfare il cliente più o meno assurdo.
li fa pagare di più. Due mondi. Ecco la tecnè, ecco la tecnologia. Tu mi tagli l'ispirazione per fare tutto uguale. Le macchine si fanno uguale. So pienamente che se non troviamo questa trasformazione, che più che una reformazione di questo sistema, andiamo al disastro. Quindi l'alternativa non è, l'alternativa è il disastro totale, ma totale, non tanto ecosofico o ecologico, anche psicologico. Non si può vivere Lao Tzu. Dice questa bella cosa che poi i cinesi lo dicono già più. Non si può stare molto tempo sulla punta dei piedi. E dunque, e adesso stiamo sulla punta dei piedi! E per non riposare corriamo ancora un po' di più, perché allora. E questo. E poi una bambina di 3 anni capisce che se per stare bene il mio paese deve esportare più che importare. Lei mi dica, per tutti devono esportare più di importare. Beh sì, andremo alla Luna forse, o adesso abbiamo la Cina, ma la Cina sta vicina alla saturazione, quindi non va. È così semplice. La rivoluzione industriale ha rotto i ritmi, viene da là, e perciò i ricchi diventano più ricchi e i poveri diventano più poveri, e la distanza è ogni volta più grande. E non ci fanno che io sono cattivo, no, sta nella cosa. E perciò rendersi conto di questo è un grande problema, parlando tradizionalmente, spirituale e religioso. Perché non si tratta di dire, no. Si tratta di ritrovare qual sia il senso della vita. Ritrovare il godimento della bellezza e del sapere, non che nel piccolo sta la... che il grande è inumano. Questa civiltà sta finendo e bisogna che finisca in una forma più o meno elegante, senza eutanasia, ma comunque rendendoci conto che sono gli ultimi momenti, storicamente parlando, di questa civiltà, in ogni caso, anche vis-à-vis l'idea di tempo, di civiltà, di tante cose. E vabbè, forse le persone responsabili devono preparare punti perché la catastrofe non sia esclusivamente negativa e si possa ricostruire su qualcosa più positivo, più forte. E in ultimo termine, in ultima istanza, sono le idee che fanno la musica che poi i popoli politici ballano. Niente da fare. La politica è l'arte della vita in comunità, è scienza e arte. Oggigiorno sta in crisi, evidentemente, perché tutte le istituzioni politiche crollano e perciò l'uomo attuale non può prescindere di una preoccupazione politica. Non c'è politica senza spiritualità, senza religione, senza metafisica. E Gandhi predica la non violenza, la tolleranza, la resistenza attiva, anche chiamata passiva, il mischiarsi nella politica. Per me è una delle cose più belle che definiscono, caratterizzano Gandhi, è quell'aneddoto lì che dentro dell'individuo si capisce, di un signore che le dice: ma io non sapevo che un santone, un uomo spirituale, si mettesse nella politica.
come mai un santo può mettere la politica? E Gandhi disse, no, io non sono un santo che fa politica, io sono un politico che intenta diventare santo. Non avevo toccato l'acqua, la devo toccare almeno. Beh, questa metafora della goccia d'acqua è molto universale, si trova nella letteratura persa e da altri posti. Che cosa siamo noi? Siamo gocce, si vive come gocce per un certo tempo e poi splash, la goccia cade, sparisce nel mare, nell'acqua, nell'oceano. E la gente domanda, sono un po' angosciato perché cosa sarà di me, dove sta la mia immortalità? Allora la domanda è questa, cosa sei? La goccia d'acqua o l'acqua della goccia? La goccia d'acqua sparisce, l'acqua della goccia, all'acqua della goccia non succede niente. Anzi, quello che mi faceva soffrire è che ho da vincere la mia tensione superficiale per stare in comunicazione, in comunione con te, sparisce. E il tempo di questa vita si è adatto per scoprirmi acqua. Ci sono alcuni che nel cammino evaporano. C'è troppo caldo e allora l'acqua non si perde, tornerà. L'acqua va alle nuvole, si evapora e sarà un'altra goccia d'acqua che farà, ma quella goccia sparisce. E quello che può sparire, quanto prima sparisca meglio. È evidente perché afferrarsi, lascia vero. C'è il linguaggio cristiano, c'è il linguaggio scientifico, c'è il linguaggio marxista, c'è il linguaggio shivaita. E allora la credenza non è la fede. La credenza è la formulazione della fede e alcune credenze sono molto più sistematiche, molto più profonde, molto più convincenti perché hanno un retroterra, una tradizione e altre emergono più senza tante radici, ma ogni fede per me, se è religione è quello che ho detto prima, ogni fede è religiosa e ogni uomo ha fede e non bisogna avere soltanto fede, e no, io non ho fede in, anche qui i vecchi scolastici lo avevano differenziato molto bene, credere Deum, credere Dei, credere Deo, la fede non è fede in qualcosa, questa sarebbe idolatria. Questo qualcosa è il simbolo, è la Ishta Devata, è quello che permette che io mi esprima e dica sì, e mi serva per, come trampolino per fare il salto. Ma la fede non ha oggetto, la fede. Allora sarebbe un concetto oggettificato e allora qui comincia l'idolatria. Quando nel buddismo non si poteva fare un'immagine del Buddha, nel giudaismo non si può nemmeno proferire il nome di Yahweh. Quando nel cristianesimo si dice che Dio è un nome comune, Dio non è un nome cristiano, non è un nome inventato, non è un Allah, per così dire, anche Allah è comune, ma comunque si vuol dire che non si può dire in nessuna forma, o che si può dire di
in ogni forma. Quando Meister Eckhart ancora scrive in latino, beh, scrive in latino, poi in tedesco, Mittelhochdeutsch, dice di Dio è innominabile, nomen innominabile e nomen omninominabile, un uomo, un nome che non ha nome, che non si può, in inglese dico supername, o un nome che è nominato in ogni nominazione di qualunque cosa. In sanscrito, nel sud dell'India, uno dei simboli di Dio è A, perché tutte le lettere hanno A. Na, ka, ga, na, ma, na, cha. Quindi questo A che sta in tutte le cose, questo sarebbe un simbolo del divino. Qui aspetta. Hanuman Gad deve essere questo qui. Ma adesso è. Questo lo stanno costruendo nuovo. Ah. Yeah. Ah, allora hanno disfatto questo. Allora, se vogliamo andare dove io stavo, possiamo approdare a qualsiasi parte e andare di là. Sì, andiamo qui. Eh? Ah, yeah. Sentivo sempre l'odore fantastico della carne umana, ma adesso sta quasi finendo, tutto questo è la bruciare. Devi notare, vivere. E saperte, per continuare la metafora, tuffarsi con eleganza. E sì, e senza paura. È bello vivere. La vita è il grande dono. E quando non sono consapevole è un dono più bello ancora, ma con questa ambivalenza che a volte mi fa soffrire. Va bene. Con anestesia non si soffre, ma no, non si vive. E dunque, Giovanni 10:10, questo è così facile di ricordare. Io venne perché abbiano vita e vita in pienezza. Beh, questa è la vita. In Dio era la vita è Dio, eccetera, eccetera. Quindi questo senso della sacralità del secolare, la sacralità della vita, e perciò ogni essere è sacro. E perciò la dignità di ogni cosa è inviolabile. E perciò, se lei vuole una opinione mia, debattibile, ma è un'opinione mia, che sta legata a questo. Ma è problema di sensibilità, non è di ragionamento. Io vedo, io soffro la fusione e la fissione, cioè la spaccatura dell'atomo, dell'inviolabile, come una violazione della sacralità della materia. E che non per la pace, per non la pace, per bene, per buone, per bombe o per energia, lo stesso. Se abbiamo perso questo rispetto alla dignità della materia, quindi le mie teorie non sono così, no, allora evidentemente andiamo dove stiamo andando. Non è la bomba atomica da per sé, dirà anche essa per detergente, terrence, qualsiasi caso. No, è che abbiamo perso la sensibilità della sacralità della materia, che non vuole essere utilizzata come mezzo,
come oggetto. Un grande passo del contro nel mondo attuale, che più ogni volta più cosciente del patriarcalismo, che ha considerato le donne come oggetto di sesso o di ammirazione o di devozione, ma oggetti. Bisogna un secondo passo con gli animali e con la materia. La materia non è oggetto, non sono resources, non sono cose che... E come non sente, allora no. E quando questa simbiosi si perde, allora siamo dove siamo. E abbiamo bisogno di accelerazione, di più energia, eccetera, eccetera, e perdiamo l'armonia con la natura e l'armonia con noi. E qui avevamo anche le 5 del pomeriggio una volta alla settimana Philosophical Teas. Qui, che veniva gente un po' dall'università e allora la gente mi aspettava. E che fa questo oggi qui? Non fa niente, non disturba, medita, prega, sta tranquillo con i suoi libri. Qui alla mattina mi sedevo a vedere sorgere il sole, una meditazione. Tante volte venivano i turisti qui, mi vedevano messo tutto così, pensavano, bello. E vedrai qui. Beh, qui fa caldo, eh? Perché non ci sono vetri. In questa casa Ramon Panikkar selezionò e tradusse testi tratti dai Veda, i libri sacri dell'induismo. Ha scritto un'antologia di 1000 pagine che è una straordinaria sintesi del pensiero religioso indiano, reso finalmente accessibile agli studiosi occidentali. I Veda sono un esempio fondamentale di quello che forse con parole occidentali si potrebbe chiamare la rivelazione primordiale. Non posso dire che siano scritture sacre, perché i Veda sono smritti, sono istrutti, quello che si deve ascoltare e cantare e realizzare. E sì, in questa stanza per 10 anni, lavorando per terra con tutti i libri, tutte le cose, ho avuto questa ispirazione. Pensavo che un anno di lavoro profondo sarebbe sufficiente. Dopo 10 anni ho dovuto ancora finirla, altrimenti non avrei finito mai. A
avevamo sempre questa idea, il principio di proprietà come la cosa più sacra. Quando io voglio fare arrabbiare i teologi cristiani, li chiamo il decalogo e la consacrazione del principio di proprietà. Sono molti dei, ma io sono tuo re, Dio. Ci sono molte belle donne, ma questa è la tua donna. Mucche fantastiche, ma la tua mucca è un'altra e il campo è tuo un altro. Quindi è un ordine fantastico, così tu rispetti le mucche dell'altro, il campo dell'altro, la donna dell'altro, il Dio dell'altro, ma il mio è un po' superiore, ma comunque... E adesso questo lo abbiamo portato che le scritture cristiane sono valide per i cristiani, le scritture indiane è la nostra proprietà. Non è proprietà di nessuno, copyright può essere una forma di esplotazione. Quindi i Vedas, che evidentemente nascono da qui, evidentemente Gesù è ebreo, ma i Vedas non sono proprietà, che gli Hindu, per così dire, hanno il copyright di Vedas. Lo hanno interpretato, lo hanno vissuto, ma sta qui per tutti quanti. E quindi penso che questa scrittura, come tante altre, possa avere un messaggio di saggezza per l'uomo d'oggi. Henri Lesault, monaco benedettino francese, è uno dei pionieri dell'incontro fra cristianesimo e induismo. E raggiunse la sua piena realizzazione spirituale attraverso lo studio delle Upanishad, pur rimanendo sempre un monaco cristiano. Henri Lesault è nato in Bretagna nel 1910. A 19 anni entrò in un monastero benedettino. Dopo due decenni di vita monastica raggiunse l'India nel 1948. Era affascinato dalla spiritualità indiana e fondò insieme a Jules Monchanin il centro di Shantivanam in Tamil Nadu. L'incontro con il grande maestro Ramana Maharshi cambiò la sua vita e lo spinse ad un'esperienza monastica radicale. Trascorse lunghi periodi da eremita, raccolse pochissimi seguaci, ma i suoi diari e le lettere hanno influenzato e continuano ad influenzare molti cercatori, anche oggi, a 28 anni dalla sua scomparsa. È morto in India nel 1973. Henri Lesault, che in India assunse il nome di Abhishiktananda, ha vissuto nella profondità della sua coscienza l'esperienza spesso dolorosa e angosciante dell'incontro fra cristianesimo, dove erano le sue radici, e le profonde intuizioni dell'induismo. Non era molto attirato dal buddismo, ma intendeva promuovere il dialogo fra tutte le religioni. Abhishiktananda, la cui foto è alle mie spalle, sta tuttora ispirando un gruppo di amici e seguaci intenzionati a proseguire il dialogo interreligioso a livello personale, spirituale ed accademico. Questo seminario è dedicato alla sua figura. Con Abhishiktananda eravamo fratelli, ha vissuto qui con me tante volte, tante settimane. Lui diceva, si può venire a patire un po' di fame, vai da panica. Era un grande uomo, io ero 5 anni più giovane di lui, ma ero meno tormentato. Io avevo raggiunto una sintesi intellettuale, direi lui, che tante cose che per lui erano problemi di coscienza, di cuore, per me erano già risolte. Forse perché potrei un retroterra da mio padre, dalla Spagna qui, da tutto quello che ho sofferto io anche nello stesso tempo, ma non era così esistenziale quanto ci siamo trovati. Io avevo una certa, non dico sicurezza, perché non sono stata sicurezza, ma tranquillità d'animo che questa strada era una strada che io non facevo né tradivo l'India, che poi era per me più facile, per così dire, ne tradivo tutta la nostra formazione cristiana. E lui è stato sempre tormentato che tradiva o l'uno o l'altro. J'ai deux amours, due amori, si sentiva quasi come un adultero, ma in un senso viscerale. Oh.
Raimon Panikkar e Swami Abhishektananda compirono alcuni pellegrinaggi nei luoghi più sacri dell'India. Insieme risalirono alle sorgenti del Gange, alla ricerca dello spirito che guida ogni cosa e ogni essere. Tornavano alla fonte che feconda la terra e disseta le anime. Raggiunta la sorgente, il monaco e il sacerdote celebrarono l'Eucaristia. Soffriva di vedersi umano. Questi pellegrinaggi che abbiamo fatto a Gangotri insieme, ritornando, quando uno va sopra non può parlare troppo e medita, eccetera, va parlando, al finale sono riuscito a farli cantare canzoni in bretone e a pianto come un bambino, ricordava quello che ancora era lui, che era bretone e le canzonette, perché aveva una voce bellissima. E lui, penso sia così fecondo anche oggi, perché forse ha sofferto più di me questa fecondazione. Il primo passo del dialogo è che ci conosciamo meglio. Il secondo passo è che vediamo che siamo molto diversi. Il terzo passo è che, malgrado siamo molto diversi, sono elementi comuni. Ma poi c'è un quarto passo, che è quello che penso sia più interessante, quello che io chiamo la mutua fecondazione. Uno comincia allora a scoprire, non soltanto rispetta l'altro, capisce l'altro, interessante, ma che penetra qualcosa su di te e che trasforma dal di dentro la tua stessa tradizione. E questo d'una parte e dall'altra parte. Quindi nascerà qualcosa. Se il vero dialogo deve essere fecondo, e se è fecondo nascerà un altro essere, un'altra cosa, che non rinuncerà necessariamente dei suoi genitori, ma che non sarà, che sarà un'altra cosa. Come? Senti, già ci siamo, vogliamo sempre modelli, vedere le cose, lasciamo un po' di fiducia a quello che nascerà. Ho incontrato il Dalai Lama nel 59. Io vivevo a Benare, Varanasi, e era molto amico di un monaco buddista che veniva ogni settimana, ci troviamo a casa mia, un piccolo posto vicino all'università. Una volta io gli parlavo seduti tutti così, una cosa veramente bella, a 43 gradi o 45, perché Benares può essere forte, del misticismo cristiano, e un'altra volta lui mi parlava del misticismo buddista. E la cosa bella, l'unica volta forse che io non avevo nessun registratore, perché quello che lui mi faceva dire, e forse anche io gli facevo dire, era veramente straordinario, perché erano due anime che cercavano la verità. Lui mi diceva costantemente, ma io non ho nessun inconveniente di diventare cristiano, io dicevo, io non ho nessun inconveniente di diventare buddista. E abbiamo visto fino a che punto questo è un po' anche artificiale e non pienamente umano. Un bel giorno lui mi dice, finalmente il Dalai Lama è scappato dai cinesi, porta quasi un mese camminando di nozze, perché è stata una persecuzione spaventosa, è arrivato in India. E la prima cosa che dovevo fare è evidentemente arrivare a Sarnath, vicino a Varanasi, come atto di ringraziamento. Sarnath sta la stupa dove è nato il buddismo, dove il Dharma è messo in movimento, dove il suo primo sermone ai cinque discepoli, eccetera, eccetera. Sarnath è un punto forte della storia buddista. Andare a atto di ringraziamento. Mi dice, vuoi venire? Dico, perché no? Io ricordo la prima volta, feci venire un interprete. Dopo 5 minuti, diceva, mandò l'interprete via e rimaniamo lui via. Veramente, cuore a cuore, tetto a tetto, parecchie volte. Parlavamo di monaco a monaco, veramente, di spiritualità.
Dopo continuava a vedere tante volte in altre. Io l'ho presentato quando è venuto all'Università di California, il discorso di presentazione l'ho fatto io. Quando è venuto a Barcellona per la Calacciatra, anche io ho fatto il discorso di presentazione. Ultimamente siamo stati a Sarnat con lui e tante volte. Ricordo una volta che quando io lo presentai, mi pare, dell'Università di California, poi venne un po' dialogo con il pubblico e non so chi gli domandò se anche quando si mostrava così aperto una donna potrebbe essere riconosciuta come incarnazione, come il Dalai Lama. E lui ride come d'abitudine e dice perché no, un grande applauso, che mostra un po' la sua così, è aperto, questa apertura totale. Devo dire che non ha perso, nel senso dell'umore, nell'equilibrio. Cioè, sue idee, ciascuno ha le sue idee, abbiamo anche discusso su questo. E la sua situazione è veramente difficile. Ha saputo mantenere il senso del trascendente, non disperarsi. Per lui l'uomo vuole la felicità, essere felici. E quindi è così semplice. Se tu vuoi essere felice, fra la pace vai tutto. E era un piccolo seminario più accademico. E io gli dissi che questo era vero, l'uomo vuole essere felice, tutto l'uomo vuole essere la felicità. Ma che c'era un'altra passione ugualmente forte nell'essere umano che andava un po' a contrabilancio, che l'uomo vuole il potere. La passione per il potere, l'ansia per il potere, il volere il potere. E per avere il potere io sacrifico la mia famiglia e anche la mia salute e forse la mia felicità. E nonostante... E sì, e allora non è la cosa così semplice. E lui dice, sì, forse sì, ma comunque uno vuole essere, sì, uno vuole essere felice. Ma riconosce che anche in questo non mi farà la felicità e malato tutto lo faccio. Quindi c'è nell'essere umano tutta una... un insieme di forze che non si possono ridurre a una sola cosa o a una sola causa. Il buddismo è religione, il buddismo è un cammino di salvezza, il buddismo è qualcosa che ti prende, che dà senso alla tua vita, quindi è religione. E nonostante fa a meno di questo teismo in ogni senso. Non c'è un Dio creatore, non c'è un Dio personale, non c'è un Dio puramente trascendente, non c'è Dio, cosa che scandalizza tanta gente, perché allora se non c'è Dio come può essere religione? E i libri scritti sul buddismo una cinquantenna d'anni fa, tutto diceva che il buddismo è una filosofia, ma il buddismo non è una religione. Sono parole, allora la filosofia è religione. E quindi è un complemento fondamentale a questo pellegrinaggio dell'uomo sulla terra, che fa vedere che si può pellegrinare sulla terra senza necessariamente guardare il cielo. Perché? Perché guardi dentro di te. Tante altre religioni hanno parlato dell'introspezione, ma come non c'è questo cielo, devi concentrarti su un interiore tuo che non sei tu. Allora scopri il divino dentro di te con una immanenza che direi pura, senza necessità di contrapporla subito con la trascendenza. Quindi la religione dell'immanenza pura sarebbe il buddismo. E come le altre religioni, specialmente anche le religioni secolarizzate, per esempio in Occidente, appuntano sulla trascendenza, la forma trascendente, la forma secolarizzata del trascendente è il futuro. Quindi tutti andiamo in fretta verso il futuro, perché sì, quanto prima meglio, l'accelerazione, eccetera, eccetera. Il buddismo no,
non c'è trascendenza in questo senso, non c'è futuro dunque, è la momentarietà di ogni istante. E il Zen sarebbe un esempio puro della consapevolezza completa in te stesso, senza estrapolare affatto né per il domani né per l'esterno, per niente, lascia perdere tutto. E in questo senso mi pare sia, visto da questo punto di vista, un contrapeso e un complemento a tutta quest'altra mentalità dominante che sia punta verso il trascendente puro, senza immanenza, la religione dell'esteriorità, sia verso un futuro senza fine. Ma... E perciò penso che questa esplosione di buddismo in Occidente è un fenomeno molto sano. E poi una delle ironie un po' tragiche, se volete, della storia è che la persecuzione e il voler distruggere il buddismo tibetano in questo ultimo mezzo secolo ha fatto sì che questo buddismo tibetano sia un fermento che va un po' dappertutto e che penetra, che ispira, che irrita, ma che in ogni forma e qual modo è sempre un elemento importante per il dialogo con noi stessi, con gli altri e con tutto questo mondo che possiamo chiamare il mondo delle religioni. Il come è l'arte della vita, e la vita è sempre l'arte dell'impossibile. A volte la gente mi malintende, mi fraintende pensando che ho fatto un cocktail, fatto un po' qui, un po' di là, un po' di yoga, ho fatto tante cose, è stato iniziato nel buddismo, è stato fatto questo, e allora fa il suo cocktail? No. Le religioni, nome molto complesso, non sono oggetti di esperimento. Oggi facciamo esperimenti con tutto, siamo abituati. Non penso siano questo, ma l'esperienza non è l'esperimento, è una cosa molto diversa. Se tu nella tua vita senti, ti arriva, penetri, ti identifichi, o ti senti identificato, o sei identificato in diverse forme, e allora non fai teorie. Non domandi, sono indù, sono cristiano, sono... penso che avevo troppo mente che subito ci blocca la spontaneità dell'esperienza. È un'esperienza da... Tu ti innamori di una persona. È un esempio, ma non penso sia fuori la strada. La prima cosa... No, non domandi... è bella, è ricca, è giovane, è vecchia, o è una persona che ti innamori. Poi più tardi da fondo, mi conviene come compagno, o sarà una cosa, o che è un momento passeggio. Un secondo discorso. Ma il primo momento non pensa, è induismo, è buddismo, è cristianesimo, è ortodosso, è buono, è cattivo. Vedi, senti e ti lasci. Poi devi camminare con i tuoi piedi e devi utilizzare tutto il viveka e il discernimento necessario, questo sì, e forse la mia vita è stata un po' così. Oggigiorno nessuna religione, nessuna cultura è autosufficiente e dobbiamo, qualche parte è stato detto, ama il tuo prossimo come te stesso, non come un altro piccolo stesso là con gli stessi diritti. E allora questo si può applicare anche alle culture e alle religioni, perché io non posso separare l'uomo da quello che l'uomo veramente è, che parte di quello che crede.
Quindi amare l'un l'altro porta a qualcosa che è nuova dentro il cristianesimo e qualcosa che è nuova dentro l'induismo, e imparare l'un dall'altro. Sapere ascoltare è una grande arte, una grande disciplina, sadhana, perché io non so ascoltare se sto troppo pieno di me, non so ascoltare se già so la risposta, non so ascoltare se non faccio silenzio in me, e non so ascoltare se non lo rispetto. Si so questo uomo che se non ha letto non sa neanche che può dire, e non so nemmeno ascoltare se già faccio la violenza di situare quello che lui può parlare in uno schema predeterminato da me. E il silenzio è lo svuotamento. Sapere ascoltare è la grande saggezza oggi. E si impara molto quando si sa ascoltare, è veramente straordinario. Ogni cosa allora è una rivelazione. Ogni cosa. È stato molto vicino a qui dove ho avuto una delle grandi lezioni della mia vita. Molto vicino a qui. Non so se lo racconto perché mi fa piangere, veramente. Era il mio primo anno, mi pare. Una donnina, età indefinita, 30 o 60 anni, tubercolosi, un bambino al suo petto, una piccolina di 2 anni o meno, là, e io, educato nella buona educazione cristiana, mi sentivo in dovere di andare a offrire a consolarla, no? A dare una consolazione, una spiegazione. Naturalmente non era né cristiana né niente. Per fortuna, non comincio io a parlare, a dire il mio discorso, benché non so che discorso fosse, perché quando uno sente, sente, e piange con quello che piangono, eccetera. Ma la lezione di questa donna, tutte le mie parole, tutti i miei concetti si gelarono assolutamente sulla mia bocca e sul mio cuore. La gioia di questa donna, che aveva questa coscienza chiara che andava per morire, che aveva avuto un marito peggio di tutto quello, di ubriaco, ma per forse alcuni mesi aveva avuto la gioia della maternità, la gioia del sesso, la gioia di vedere il sole. Questa donna moriva con questa gioia di essere stata invitata al banchetto della vita per pochi momenti. Bastava, non mi consolava bene, non voleva nessuna consolazione artificiale, di dire il bambino andrà bene quando lo sapeva che no, che questo. Aspettava della vita questo che la vita le aveva dato, vita per alcuni momenti, ma profondi, che valgono più che un'autostrada che porta al cielo, che una vita che è dove la cosa negativa è sparita. La gioia di questa donna, l'amore di questa donna, è così, è molto più semplice, non posso dire niente, non potevi dire niente. Mi fece vedere che la superficialità, anche della teologia, non si tratta di dare una spiegazione, perché la domanda va bene, può convincere, ma nel più profondo della nostra visione esistenziale, quello che conta è questo. Questo è fede, nuda, ignudalo, spiegazioni, basta. Non complichiamo le cose e non facciamo questo che è la nostra tentazione. Proiettare verso il futuro, e così è un'alienazione del presente. Un futuro che il mio figlio lo farà meglio, che il prossimo millennio sarà meglio, o che un futuro che il cielo verrà dopo e dopo arriverò a... No. La vita è molto più profonda. E allora gioia e sofferenza
vanno insieme. Allora uno scopre che la sofferenza è la sveglia esistenziale all'infinito o a Dio. Fin dai tempi più antichi, il filo d'oro è il simbolo di un sapere che nasce dall'esperienza personale e che è libero dai condizionamenti istituzionali. È un filo perché rappresenta la continuità di un'esperienza sempre antica e sempre nuova. Ed è esile perché in ogni generazione questa consapevolezza viene mantenuta da una minoranza di individui. Questo filo è d'oro perché è immortale. Rimane sempre, anche nei periodi più caotici e oscuri, a volte più apparente, a volte più nascosto. Buonasera. Raymond Panikkar è uno studioso di origini spagnole e indiane che ha dedicato la maggior parte delle sue energie a promuovere il dialogo tra le religioni. Ma non è solo un filosofo o un teologo, è un artista che pratica l'arte più importante, forse l'unica che veramente conta, l'arte di vivere. La sua testimonianza è così preziosa perché è vita vissuta e non solo sintesi intellettuale. Ogni incontro con Raymond è decisamente illuminante. Fa pensare, apre il cuore, evoca risate e compassione, fa vedere connessioni inaspettate. Tocca tutto l'essere e non solo qualche parte. Chi ha avuto la fortuna di incontrarlo ricorda soprattutto il suo sorriso, da cui irraggia la sua grande umanità. Sono venuto qui una decina d'anni fa. Il perché non lo so. Io non conoscevo Tavertet, non ero stato mai qui. Cercavo un posto fuori delle grandi città. Dopo un anno intero di pellegrinaggio in India per decidere se rimanere in India o venire in Spagna, perché quello che era chiaro per me è che non potevo rimanere a Santa Barbara in California, una volta già ero professore emerito là. Santa Barbara è il paradiso, veramente un paradiso, ma quando uno non è americano e uno si rende conto che è un paradiso fatto con la sangue degli altri, con il sangue degli altri, e non mi sembrava, non ero io, avevo tutti i vantaggi da tutti i punti di vista, ma non mi sentivo, mi sentivo sempre bene, ma anche troppo bene. Ma comunque ho pensato che dovevo o ritornare in India o venire qui. E l'unica cosa era stare in un posto
nascosto, lontano, che non potesse la gente venire troppo facilmente, e cercando posti, un bel giorno ho trovato questo per pura casualità e ho visto che così, come un'ispirazione, allora forse sì. Una cosa peggio che la famosa fuga mundi, cioè lasciare il mondo. Io non sono stato qui per ritirarmi del mondo, ma per stare in contatto più profondo con il mondo. Ma una cosa peggiore ancora è la fuga di sé. Scappare da se stesso, in questa accelerazione che noi viviamo. E questo mi permette non fuggire da me, ritrovarmi, trovarmi in più in profondità e vivere. E qui posso dire che vivo con intensità, quasi troppo. Abbiamo creato il vivario per trattare un tema, approfondire in una forma molto informale, non accademica, un tema. Per evitare che venga troppa gente, scelgo temi ogni volta più difficili, più astrusi, il risultato è il contrario. Questo è il vivario, che non ha nessuna pretesa, ma che crea uno stato di coscienza e poi le idee vanno e funzionano, non si perde niente, tutto va, tutto funziona, anche se è autentico. Io ho vissuto un terzo della mia vita in Europa, un terzo della mia vita in America, un terzo della mia vita in India, e per me è stata un'esperienza molto forte, tra l'altro perché io sono andato in America quasi quasi per sbaglio, perché il mio vescovo, vedendo che mi avevano invitato dall'Università di Harvard, che io non conoscevo nemmeno di nome, mi disse: ma questa è una cosa importantissima, devi andare, eccetera, eccetera, mi incoraggiò. Poi, uno impara dappertutto. E così come in India io ho imparato a superare il monoculturalismo, il monoteismo, un cristianesimo monolitico e chiuso, in America ho imparato questa umanità, anche superficiale se le vuole, ma vera. E là mi sono sentito che la gente mi prendeva non come prete, che finora avevo così, ero stato tante volte, ma come un essere umano, senza qualifiche di nessun tipo. E mi sono scoperto, questo vantaggio di cercare sempre le parti positive delle cose e mai le negative, mi sono scoperto che sì, che anche io sono un essere umano e non soltanto un'etichetta di essere cristiano o essere prete o essere una cosa o un'altra. E mi è servito, penso di molto, di scoprire una umanità in quanto umanità senza qualifiche, né cristiano e non cristiano, né sacerdote e non sacerdote, né niente. E ho cercato di imparare e di vivere anche il secolare in quanto secolare, che non vuol dire il profano. Il secolare può essere così sacro come qualsiasi altra cosa. Secolarità e profanità sono poli opposti, ma secolarità e santità o religioso, eccetera, eccetera, no. C'è una secolarità sacra, che è il titolo di un libro mio, ma in forme diverse. E questo poi più tardi è servito anche per uno spogliamento totale di non poter identificarmi con nessuna etichetta. Cosa sono io? Lei che cos'è?
È buddista? Sì, ma allora vuol dire no. È cristiano? Sì, ma è prete? Sì. Tutte queste sono qualifiche che servono per una identificazione, per una classificazione e per un certo tipo di informazione, ma che non tocca il nocciolo profondo del tuo essere. E io direi di più, ormai io sono arrivato, per così dire, se mi permette dire così, nemmeno sono. Che cosa è lei? Non sono. O sono, appunto, basta. Questa scoperta del nocciolo interno del tuo essere, al di là o al di sopra o al di sotto, di ogni qualificazione. Io non sono un burocrate del Vaticano. Nessuno mi paga per fare, per adempiere la funzione sacerdotale. È una vocazione, non una professione. E non vivo da questo. E perciò è un sacramento, è un sacramento, una iniziazione. E anche nel senso istituzionale, io sono stato ordinato sacerdote secondo l'ordine di Melchisedec, che non credeva in Yahweh, ma in un'altra cosa, il più alto, che non venne padre, quindi in un senso cosmico. Io sono al servizio di ogni uomo e di ogni cosa. E quindi mi sento sacerdote 100% in tutte le cose, che non vuol dire impeccabile, che non vuol dire che parli a scatere, che non vuol dire che sappia più degli altri, ma che ti senti investito di questa grazia, la parola la vorrei dire, di poter essere questo mediatore che ti sente umano, e cosa, e uomo, e innamorato di tutte le cose, e allo stesso tempo libero di tutte le cose, che ti fa sì che non stai, come diceva la Gita, appicchiato, aderito, asacta, liberato. San Giovanni della Croce ha questa parola, desassimiento, che non vuol dire indifferenza, che vuol dire non completamente incatenato a questo qui. Right and wrong my country. Io devo difendere la Chiesa Cattolica, o io difendere questo perché mi parla per... No, scusi, questo non è l'essenza del sacerdozio. Al contrario, soffre dell'imperfezione che esiste dappertutto. Compartiamo e soffriamo la condizione umana e troviamo nella concretezza un'universalità, perché non ci lasciamo affogare. Una delle mie definizioni belle della filosofia, nel momento polemico attuale dove si vuole lasciare la filosofia fuori ruolo, la filosofia non serve a niente, perché è al di sopra di ogni servizio, servidumbre, è libera. E perciò il filosofo, già da Platone, voleva essere, o il buffone, che poi è curiosissimo, perché una filosofia senza umore non è filosofia, è scienza. La scienza elimina l'umore, e la filosofia purtroppo contemporanea sembra che abbia voluto anche eliminare l'umore, e la teologia non diciamo meno, quando l'umore è questa visione saggia, veramente straordinaria, che ti fa sempre consapevole del divario tra quello che dici, quello che pensi e quello che è. E allora si può ridere sopra, perché ogni cosa che tu dici è un'approssimazione, una caricatura, una cosa della realtà. E tu, l'altro, ascoltandomi, è capace di fare la trasformazione inversa delle mie onde acustiche o intellettuali e capire la sua forma, e allora ci capiamo. Non quando capisci quello che io dico, quando quello che io dico fa ragionare in te quello che tu sei e ti fa trovare meglio o peggio e accettare o discriminare una cosa dall'altra. E allora l'arte della conversazione, che l'abbiamo perso, secondo il dizionario, secondo quello ascoltato dalla televisione, è l'arte della creatività umana.
ancora in l'inglese antico, l'inglese moderno, ma non più americano, intercourse. Vuol dire parlare e fare l'amore. È saggezza questa espressione. Se togli l'umorismo, il doppio senso, l'ambiguità, le parole, grazie a Dio, sono polisemiche, vogliono dire tante cose, e anche forse la contraria. E chi studia un po' sanscrito sa che il sanscrito precisamente vuol dire questo è il contrario. Quando io dico che la natura in realtà non è dialettica, la cosa va per qui. E senza umorismo non si può prendere. E perciò questa cosa che Descartes e Galileo, la natura scritta in linguaggio matematico, è una bestemmia. È una bestemmia. Perché in matematica io non posso essere tollerante. 2 e 2 sono 4, e per lei non farò 4,5, 4,1, no, 4, giuro, ma un pochettino, 4. Non può essere tollerante, perché è una pura formalità. Questo non è verità. La verità non è questo. La verità è un rapporto, è una relazione, parlando filosoficamente. Non è una cosa oggettivabile. E sì, abbiamo perso l'umorismo, perché si fanno entrare in questo mondo meccanicista dove l'umorismo non c'è e non c'entra e non può essere, deve essere esatto, nel suo linguaggio deve essere esatto, e questo vuol dire questo e soltanto questo. Segni sì, matematica sì, se io dico sulfurico non posso dire sulfuroso, e se io dico un elettrone non può dire un mesone. Sono cose, ciascuna ha il suo posto. La tavola di Cartesio, le coordinate. Ogni punto è veramente unico e univoco. Con parole univoche non c'è la risa possibile, non c'è niente possibile. Grazie a Dio le cose sono di molti colori, di molte espressioni. È curioso vedere un poeta e un filosofo, il creatore della filosofia moderna, un poeta spagnolo e un filosofo Descartes, che sono contemporanei, De Rojas. L'uno si scandalizza perché i gesuiti della Flèche, i domenicani dicono delle cose diverse, e come possono dire cose diverse, e come sono gente saggia, eccetera, eccetera, non posso fidarmi di nessuno, tavola rasa, comincio io, mi metto la mia poel, e là penso, ergo esisto, eccetera, eccetera. Non mi fido di nessuno, voglio scoprire da me, perché sono scandalizzato della pluralità di opinioni. L'altro, il poeta, dice che bellezza la realtà, che ha tanti colori, sfumature, opinioni, la gente, e allora la cosa vive, la cosa è sta in fermento. Quindi è previo all'ossessione della di che cosa? Vedi come le idee sono importantissime? Della sicurezza, tradotto in linguaggio cartesiano, della certezza. E l'ossessione per la certezza che ci porta alla patologia della sicurezza, dove questo pianeta sembra che abbia bisogno di 30 milioni di soldati armati fino ai denti, 30 milioni che non muoiono di fame, per la sicurezza. E se io ho una bomba, io devo una chiave, due chiavi, e la sicurezza, e l'ossessione attuale, che viene dell'ossessione cartesiana della certezza. E se la fede è qualcosa, è precisamente questo coraggio di vivere nella incertezza. Perché mi devo fidare soltanto della ragione? È chiarissimo. E per molto che io voglia essere certo, poi in che cosa fondo la ragione stessa? Perché non può essere, come diceva anche Descartes, che era un genio, era un mistico in un certo senso anche, non può essere un piccolo demone là che mi dica, che mi faccia vedere che 2 e 2 sono 5 invece di qua o che va 4. Senza un minimo, io direi senza un massimo di fiducia, non si può vivere vita umana sulla terra.
non so se questo lo posso dire off record, questo me l'ha raccontato in tempo di concilio, dove io sono stato un po' anche attivo nella Roma trionfalista, no, non trionfalista, nella Roma veramente è stata una primavera della Chiesa, che una commissione, sempre fuori americani, che si possono pagare il viaggio fino al cielo, vanno in cielo e in cielo stabiliscono una televisione. E Dio Padre vede la televisione e vede uomini nelle mine lavorando, sudando, sofferendo. E dice, che cosa è questo? E dice, beh, questo sono uomini. Beh, sì, tu l'hai detto, tu guadagnerai il pane che non c'è dalla tua frente. Ma io scherzavo. Poi un'altra visione, un ospedale, e il parto, e le madri, i bambini, i piangi, e tutta la cosa, e un po' sangue. E cos'è questo? Ma tu l'hai detto. Darai luce con il sudore, con il dolore del tuo ventre. Ma io scherzavo. E così via. Altre cose, questi bambini qui, tutto quello che uno vuole. Ma io scherzavo. Poi un altro zip, zap, e vede il Concilio Vaticano con tutti i vescovi che vanno alla bella piazza di San Pietro in processione, bel vestiti, bel nutriti, chi si avvicinano a San Pietro. Dice, cos'è questo? E gli dico, beh, questo è quelli che hanno capito che tu scherzavi. Umore maligno, se lei vuole, ma chi non può ridere anche a questo, che hanno capito che li scherza. Senza questo voglio dire che non dobbiamo essere responsabili, che non è uno scherzo, che adesso che questo dipende da noi, lo lasciamo morire di fame o lo lasciamo soffrire, eccetera, eccetera. Questo è tutto un altro paio di maniche. La festa è sempre qualcosa di nuovo, che rompe l'abitudine, la routine, e che ti fa vedere che, malgrado tutto, la vita, tutta la vita, è una festa. Tots heu sortit a rebre'ns amb cor joiós. Visca el rei! Visca! Home, m'imagino. Però és que... Au, va. Que hem fet molta bondat. A dues mans, eh, tu? Jo potrei dire que l'Epifania è uno dei punti più forti, più importanti della tradizione cristiana e direi della tradizione cosmica. L'origine storica viene già dall'Egitto, è la crescita del Nilo che benedice tutta la vallata del Nilo e che li porta di nuovo la fecondità, la fertilità, la vita, la gioia, la nuova speranza che rinasce. Poi c'è questo simbolismo che storicamente si sa che qualcosa è capitato là con questi re magi, se erano re o non erano re, ma mi pare che il fatto che si pensi che siano re, il rappresentante tra cielo e terra, il mediatore,
quello che è alla massima responsabilità di tutto il funzionamento del cosmo umano, almeno, che questi re scoprano e facciano questa bestemmia di andare a adorare non un uomo, un bambino, quindi non ancora l'uomo culturale, ma l'uomo naturale, e che trovino in questo bambino, parlando, traducendo, la pienezza del divino. Questa è una rivoluzione, questa è questa distanza che tante ragioni tra il divino e il cosmico, che è quasi infinita, perché Dio è infinito, eccetera, eccetera, anche se è interiore, ma è infinito, che si riduca a zero e che il rappresentante sia un bambino, mi pare che ha una forza e del cristianesimo, che purtroppo tante volte si è perso un po', e di tutto quello che vuol dire l'essere umano. E quindi l'essere umano è Dio, è divino. Quindi l'Epifania è questa teofania massima, che poi le parole sono fantastiche sempre. Perché non dire teofania allora? No, teofania è poco, teofania è che un Dio si manifesta qui, no. È l'epifania, che l'epifania, quindi epica, che viene dal di sotto, non è che Dio si manifesta nell'uomo, ma che l'uomo si scopre una fania, una manifestazione di questo principio divino. L'epifania rappresenta la scoperta che tra il divino e l'umano c'è distinzione ma non c'è separazione. Vidimus enim stella meius in oriente e venimus cum muneribus adorare dominum, dice ancora il latino. Ma si deve vedere la sua stella, e se non si guarda non si vede. E se tu pensi che la stella è soltanto una cosa astronomica, non vedrai la vera stella che ti guida. Di nuovo, attività e passività, azione e contemplazione, cercare la stella e vederla e lasciarsi guidare dalla stella. E vedere naturalmente da dove la stella sorge, in Oriente. Tutta l'umanità ha pensato che nella realtà c'era qualcosa di materiale, c'era qualcosa di umano e c'era qualcosa di supra, diverso, extra dell'umano. Questo tutti lo hanno pensato. Dai cinesi, che dicono che cielo, terra e l'uomo tra le due sono i tre componenti della realtà, tra gli aztecas, tra tutti. Tutto quello che è non sta al di fuori della divinità, è parte una parola poco esatta, della realtà, è cosmoteandrico, tutto è come tre dimensioni costitutive del reale, divino, umano, materiale. Abbiamo quantificato e dunque separato, Dio è là, l'uomo è qui, il mondo inferiore è là. Come se fosse una visione a tre livelli. A tre livelli che poi diventano tre sfere più o meno dipendenti o più o meno indipendenti della realtà. La mia intuizione è che queste non sono tre parti separate, diverse della realtà, ma tre dimensioni costitutive che in una certa... una è dimensione dell'altra e tutto è allo stesso tempo. Umano, infinito, divino e materiale. Questo per me è questa intuizione, che per me è un'intuizione, cioè è una visione. Io vedo, mi scusi, ma lo vedo, che le cose sono più che quello che i miei occhi, e che c'è un mistero di infinito in ogni cosa. In ogni uomo c'è un mistero,
in ogni pietra, in ogni animale, c'è qualcosa di più. E allo stesso tempo lo vedo io con le mie mani, con questi occhi che sono corporali. E perché questo taglio qui, qua? No, viviamolo insieme. La grande difficoltà è che quando io identifico la mia, lasciatemi dire, intelligenza con la mia razionalità, allora ci sono difficoltà. Io non posso dire a nessuno, senti, io ti capisco che non ti capisco. Scusami, tu non mi capisci, questo è tutto. Quindi se tu capisci, capisci, non puoi capire che non capire, niente non capire. Ma posso dire, io sono consapevole, io mi rendo conto che non ti capisco. Quindi il capire, l'intelligenza, la ragione, non abbarca tutto il campo dell'intelligenza, della consapevolezza. E questo è importante. Io non posso capire quello che sta al di sopra o al di là della mia facoltà di capabilità di capire, ma ne posso essere conscio. La consapevolezza più grande della razionalità. L'intuizione cosmoteandrica, per me, è un'intuizione diretta. La difficoltà è quando io voglio spiegare razionalmente, devo fare tagli, devo fare prima una cosa, dopo l'altra, e poi metterli insieme. No, sono insieme, ma non le posso vedere insieme. Come io non posso vedere insieme quando cerco qui, quando cerco là. E non posso andare d'una parte all'altra. Questa è la dialettica. La dialettica è il sì e il non. E allora un po' più rapidamente vedremo, no. Invece lo dialogale, quello che parla,